Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Oggi siamo qui, sono qui per guardare insieme con voi un gamelan, un'orchestra gamelan che in realtà è un misto anche nella interpretazione. E quindi ascolteremo Central Java, West Java, Bali e East Java. Questo l'ho fatto perché dopo i vari video che ho postato relativi quindi al gamelan, alle orchestre gamelan che ho postato precedentemente, in tante di queste mi è stato appunto richiesto di non ascoltare esclusivamente gamelan proveniente da Bali, ma anche le altre realtà, e sono riuscito anche grazie a voi ad avere questo link e quindi potete ascoltare insieme questa cosa. Faccio questo video in italiano, ma sottotitolerò chiaramente in tutte le lingue perché tutti gli amici del canale possano in qualche modo seguirmi. E voglio aggiungere semplicemente, chiaramente ringraziandovi sempre per il supporto che date al canale, per me è un piacere enorme questo viaggio all'interno della cultura indonesiana, in particolare nell'ambito musicale, che è quello che in qualche maniera mi è più vicino, che amo di più. E quindi grazie, vi ringrazio per via via inviarmi nei vostri commenti link che possano in qualche modo aiutarmi anche nella ricerca di questo vostro bellissimo e nostro bellissimo universo musicale. L'unica cosa che voglio dire è che la ricerca appunto fatta all'interno di questo dell'universo gamelan, quindi della musica tradizionale, delle strumentazioni della grandissima tradizione indonesiana, è veramente particolare per me, è anche molto interessante per la componente spirituale e anche per la componente artistico-musicale. Andiamoci a guardare. Questo inizio, da un piccolo spoiler fatto, bellissimo peraltro questa fusione anche ritmica, quasi ipnotica, attiene al gamelan Central Java, la parte centro Java, e a questa sentiamo anche questa componente potente, relax, diciamo, da molto potentemente relaxing. Thank you.
rilassante e ipnotica. Io trovo, oltre le sonorità che sono certamente caratteristiche, anche questa attitudine proprio al suonare in una sorta di, no, di condivisione totale. Cambio in questo momento, vediamo come la parte ritmica percussiva fonde con gli altri strumenti, è un momento veramente molto bello. Questa è un'atmosfera che, insomma, respira spiritualità, respira condivisione. Certamente i suoni, le sonorità saranno stati anche, se vogliamo, utilizzati anche in modo anche più, diciamo, più alla occidentale. A volte alcuni suoni sono stati presi e catturati anche all'interno della, diciamo, tradizione musica occidentale, ma in questa dimensione c'è una potenza anche spirituale che si può respirare e percepire. Thank you.
insomma, veramente la musica è veramente, questo viaggio nella musica per me è veramente qualcosa di magico, veramente lo trovo una, anche un percorso per apprendere, per conoscere, che veramente ci apre a orizzonti per noi, perlomeno che viviamo da quest'altra parte del mondo, a nuove conoscenze. Siamo in un'altra dimensione. Assolutamente ipnotico, per me è veramente, se entri nella ritmica e nel suono, entri veramente in una dimensione diversa. Crescente dinamicità in questo modo, io non riesco, chiaramente per mancanza di conoscenza, riuscire ad individuare immediatamente le provenienze, ma possiamo sentire suoni che nascono dalla spiritualità e dalla tribalità, cioè dall'appartenenza di gruppi che chiaramente hanno il loro distinguo, i loro suoni, i loro colori. Bellissima questa cosa.
Orchestrazioni ritmiche che seguono quasi i nostri ritmi interiori, a volte li rallentano, a volte li accelerano, e anche la complessità di poter suonare. Non è semplice fare queste cose, è molto molto bello comunque. Io devo dire che abbiamo insieme guardato questo video, avevo leggermente spoilerato per capire, e la cosa che mi ha maggiormente, diciamo, che ho notato particolarmente è come probabilmente le diverse caratteristiche tra Central Java, West Java, Bali, East Java, diciamo in questa piccola panoramica, le cose che immediatamente si possono percepire indipendentemente dalle provenienze, che chiaramente non ho ancora né la capacità né la cultura per riconoscerle immediatamente, ma si percepisce immediatamente una parte più, diciamo, più relax, più quasi intima, profondamente intima, è una parte che ha una chiamiamola dinamicità, una spinta maggiore. In questo movimento abbiamo potuto in qualche modo percepirne le differenze, e c'è una magia all'interno di una cultura, di una tradizione che chiaramente non si può scoprire in poco tempo, ma la complessità di queste tradizioni andrebbero approfondite. Io posso soltanto goderne e scoprirle via via.
voglio ringraziarvi ancora per venire a guardare i miei video e, come dico sempre in conclusione, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.